Il Romagna Centro dunque si affacciava al match contro il Lentigione con la speranza di riscattare il beffardo KO di San Giovanni Valdarno e soprattutto mettere fine alla striscia di 4 successi consecutivi della squadra che comandava a punteggio pieno il campionato. Un Romagna Centro che si mette subito in evidenza al 12° minuto, il cross dalla destra ed è ancora una volta lui Cecconi a trovare la rete del vantaggio del Romagna Centro, la quarta del suo campionato, lui che aveva matato anche il Forlì. 43° minuto, calcio d'angolo per il Romagna Centro e ancora la deviazione di Cecconi. E ancora una volta il centravanti a trovare la rete del 2-0 che porta la squadra di Campedelli al riposo in vantaggio di 2 reti. Nella ripresa c'è la reazione del Lentigione che alla quarto d'ora trova l'opportunità per riaprire l'incontro. Conclusione deviata, poi Mammetti a firmare la rete della speranza, la rete che rimette in gioco la squadra ospite allenata da Gianluca Zattarin. Un match che però il Romagna Centro riesce a contenere, riesce a conservare il vantaggio fino al 90° minuto, fino al triplice fischio e così arriva il successo del Romagna Centro che batte la capolista, vince col punteggio di 2-1 grazie alla doppietta di Cecconi.